Buongiorno ragazzi, qui è Alessandro di Social Media Ex Italia e vi do il benvenuto a questo nuovo episodio della rubrica Instagram per principianti e l'argomento di oggi tratterà il come andare a scrivere una caption efficace. Andiamo subito su uno dei miei profili, in questo caso il mio personale, andiamo a scegliere una foto fatta personalmente da me quando ero a Barcellona. E andiamo a vedere come comporre una caption. Innanzitutto, cos'è la caption? La caption non è altro che la descrizione della foto e deve essere, a mio avviso, abbastanza corta, rapida ed incisiva. Quindi, in poco tempo, l'obiettivo della caption è quello di raggiungere e catturare l'attenzione dell'utente quando vede appunto una vostra foto. Quindi in questo caso ho descritto velocemente una situazione vissuta 3 settimane fa, ovviamente riferita al tempo in cui l'ho postata, e descrivendo appunto 3 settimane fa in Barcellona, utilizzando Barcellona come hashtag. Dopodiché ho inserito una call to action, quindi l'importanza delle call to action è quella di andare ad aumentare l'engagement, ok, nei commenti delle pagine, ok? Quindi ho inserito la call to action invitando i follower a seguire la mia pagina, ok, ed inserendo anche un altro hashtag, ed ho inserito un'ulteriore call to action invitando gli utenti a taggare nei commenti i loro compagni di viaggio. Ok, quindi lo scopo della caption è, ricapitolando, quello di descrivere velocemente una foto, ok, andando ad inserire anche hashtag relativi alla stessa, utilizzare delle call to action andando ad inserire anche qui degli hashtag relativi magari alla nicchia e andando ad inserire ulteriori call to action che richiamino l'utente a taggare nei commenti. In questo caso ho inserito photo by me, ok. Perché la foto l'ho fatta io stesso. In caso voi utilizzaste una foto altrui, quindi non so, se state facendo del viral reposting, andate a dare credito all'utente. Quindi invece che inserire photo by me, andate ad inserire credit to e andate ad intaggare il nome dell'utente. Bene ragazzi, oggi abbiamo visto in velocità come creare una caption efficace, quindi ricapitolando, descrizione della foto, inserite una o più call to action e date credito eventualmente all'utente dal quale prendete la foto. Bene ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video con altri argomenti inerenti ad Instagram per principianti. Ciao ragazzi!